a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video aggiornamento sulla collezione Grandi Formula 1 di Centauria. Allora, come sempre io cerco di aggiornarvi su tutte le novità che arrivano. Una cosa molto importante che potete fare per non perdervi anche i più piccoli aggiornamenti è andare a seguirmi sui social. Ve li lascio qui sotto perché vi faccio sempre sapere quando arrivano le uscite in edicola, quando ci sono delle novità super rapide, quindi mi raccomando, perché chi mi segue sui social già sapeva dell'uscita di questo video e di queste novità. Mi raccomando, molto importante. E poi prima di iniziare, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione lì in su, mi raccomando iscrivetevi al canale e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutte le grandi Formula 1 di Centauri. Allora, possiamo iniziare con il nostro videozzo e spiegarvi che cosa è successo e che novità ci sono, insomma, anche importanti, avrete letto dal titolo. Prima di iniziare però con la parte giapponese, volevo farvi questa piccolissima premessa importante, perché finalmente Centauria ha ufficializzato le ultime uscite della collezione, quindi fino al numero 60. Qualche giorno fa vi avevo fatto vedere un video in cui erano trapelate delle informazioni che abbiamo visto erano giuste in parte, ma c'era qualcosa di differente. Fondamentalmente diciamo che avevamo indovinato, le cose erano più o meno quelle. L'unica differenza, quella più enorme che c'è stata, è che purtroppo è saltata la Jordan 199 di Iles Arafrenzen. Purtroppo non c'è, non è stata segnata e a me dispiace molto perché francamente mi piaceva davvero un sacco. In aggiunta però è arrivata la Red Bull RB16B del 2021 di Max Verstappen. Diciamo che io, come tanti di voi ho visto, ho avuto un sentimento un po' contrastante, perché se da una parte sono molto contento di avere la macchina campione del mondo di Max, dall'altra l'ennesima Red Bull, devo dire, è davvero troppe. Sono tipo 4 o 5 le Red Bull di Max, praticamente gli hanno fatto quasi tutte le annate. Devo dire, forse era meglio qualcos'altro, o quantomeno la RB16B ci sta che sia uscita, però magari doveva uscire qualcun'altra in meno. Quindi credo che quella che sta per uscire, che adesso mi sfugge anche se è il 2020 o il 2019, raga, scusatemi, ma ne sono uscite così tante che non mi ricordo più. Comunque probabilmente salterò la penultima per prendere la RB16B. A meno che, cosa che francamente mi auguro, come vi faccio vedere, non ci regalino la livrea bianca, quella speciale del Gran Premio di Turchia per l'ingraziamento alla Honda, va bene? Quindi quella livrea giapponese, quindi mi auguro che sia quella, sarebbe veramente una super sorpresa. Comunque adesso andiamo a parlare di questa bellissima novità che ho visto e ho trovato in rete. Ringrazio Pietro del gruppo Le Grandi Formula 1 di Centauria che mi ha fornito queste dritte e anche alcune foto le ho prese proprio dai suoi post, quindi come sempre grazie Pietro, che appunto raffigurano questa benedetta collezione, le grandi Formula 1, uscita in Giappone. Allora, che cosa abbiamo capito? Io mi sono messo un po' a guardare e ho riflettuto sul fatto, vi ricordate che c'è stato sempre un po' un dibattito se le grandi Formula 1 di Centauria, se questo le grandi Formula 1 fosse inteso come le macchine che hanno ottenuto dei risultati o che hanno fatto la storia, quindi le grandi Formula 1 del passato, o se invece significano le grandi perché sono in scala più grande. Devo dire che con questa versione giapponese siamo riusciti a capirlo. Intendevano proprio la scala, perché queste si chiamano proprio big scale, come vi sto facendo vedere. Quindi non intendono le Formula 1 che hanno fatto la storia, ma grandi, va bene? Quindi devo dire, io pensavo che intendessero le Formula 1 storiche, non con una scala grande, quindi avevano indovinato quelli che pensavano questa cosa. Peraltro giustificano anche le macchine uscite che non hanno vinto nulla, perché giustamente non intendevano grandi Formula 1, ma intendevano grande scala. Va bene, quindi questa è un'informazione in più che sicuramente ci tenevo a dirvi. Come potete vedere ragazzi, come vi mostro in foto, in Giappone questa collezione, come poi sempre succede, ho notato che loro hanno un'attenzione veramente assurda sul packaging, che mentre per noi sono questi giornalini con la plastica intorno, guardate loro che spettacolo che hanno queste confezioni gigantesche, devo dirvi sicuramente fatte molto molto bene, peraltro come vi mostravo nella foto prima hanno anche questa sorta di teche da poter utilizzare per esporre le macchinine, davvero tanta roba. Come vi sto facendo vedere, queste sono la F2002 di Michael Schumacher, la McLaren di Ayrton Senna e, cosa molto molto importante perché qui finora abbiamo visto soltanto piccole fotografie, ma guardate il piano dell'opera.
sono 150 le macchine previste, va bene? E anche se sono in giapponese, se andate su Google e cercate i codici delle macchine, riuscirete a capire più o meno a quale vettura si riferiscono. Inutile dirvi che ci sono delle bombe incredibili, io qualcuna ero un po' curioso, la sono andata a cercare e ho visto davvero dei grandi pezzi. Ragazzi, se considerate che noi ne abbiamo solo 60, qui sono 150, parliamo di più del doppio della nostra collezione. Quindi se abbiamo pensato con Altaïa che in realtà fossero 80 invece che 60, perché vi ricordate quando è uscita in Francia c'era questa differenza, adesso sappiamo che quantomeno chi produce queste macchine ne sta prevedendo 150. Ora io vi dico, ragazzi, purtroppo le informazioni non ce le abbiamo. La collezione si fermerà a 60? Sarà aumentata a 80? O magari arriverà a 150? Perché Centauria questa cosa l'ha già fatta. Se vi ricordate, la Formula 1 Auto Collection partì più o meno da 60-80 numeri e poi arrivò al 230. Va bene, quindi io non lo so se è una questione di diritti, se la Centauria ha preso la prosecuzione della collezione, non lo so. Spero tanto di sì, perché sinceramente vedere tutte queste altre belle novità a me non dispiace per nulla. Inutile dirvi che vi farò sapere, non appena sapremo di più o non appena riuscirò a trapelare qualche informazione vi farò sapere, quindi mi raccomando, restate sempre super sintonizzati, attivate campanella, iscrivetevi, fate tutto quello che potete, perché non appena sapremo novità ve le farò sapere. Qui da Visio e dalle grandi Formula 1 è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!